Fino ad oggi, diciamo, la prima ondata di incentivi alle rinnovabili ha visto sostanzialmente ad oggi la sua conclusione, ha portato risultati in termini di volumi di rinnovabili che sono state installate sul mercato, ma ad oggi gli strumenti che sono stati utilizzati fino ad oggi stanno mostrando la corda e quindi è necessario per il prossimo futuro, nonché anche per arrivare agli obiettivi del 2030, sicuramente ripensare gli strumenti di supporto, nonché ripensarli all'interno di una rilettura più ampia dell'intera architettura del mercato elettrico. Credo che, viste le condizioni attuali del mercato finanziario da un lato, della regolazione dall'altro, delle difficoltà di budget pubblico, sia probabilmente necessario, appunto, a valle di una ridefinizione dei mercati energetici che riescano meglio a integrare le rinnovabili, sia necessario ripensare strumenti che abbandonino, almeno per le tecnologie più mature come l'eolico e il fotovoltaico, che abbandonino strumenti di sostegno esplicito per andare verso strumenti più di mercato.